iniziamo. L'ingresso in campo delle squadre al Mario Tedesco. Si è aperta la stagione del campionato di eccellenza della DGS Praia Tortora contro il Soriano. Al Mario Tedesco si chiude contro la Vigor Lamezia. Questo è l'ultimo atto della stagione 2023-2024 del campionato di eccellenza. Andiamo alle formazioni. La DGS Praia Tortora, Piccioni, Martinoli, Crisciullo, Bert, D'Andrea, Bilotta, Puoli, Capuano, Siamparelli, Petrone, Massara. La Vigor Lamezia invece parte con questo 11: Columbro, Silvagni, Donoso, Calomino, Mascaro, Lanciano, Foderaro Marco, Lavrendi, Catania, Foderaro Giovanni e Bernardi. Mister Fanello si tiene a disposizione Diano De Fazio Verso, Diano Paolo, Guveia, Rodriguez, Spanò, Chirico e Fiorentino, mentre mister Alberto Aita avrà bisogno di cambi in panchina: Aurelio, Gonzalez, Cannone, Bruzzese, Grosso Alessandro, Ilies, Darius, Carbaglio, Lagatta e Della Rocca. Ultimo atto stagionale del campionato di eccellenza. Per quanto riguarda la classifica, poco da chiedere da entrambe le squadre. Vigor Lamezia saldamente al secondo posto e playoff ormai acquisiti da tempo, tra l'altro con il distacco superiore dei 10 punti che permetterà alla formazione di Lamezia di disputare in casa l'unico playoff, aspettando chi tra Soriano, Cittanova ed eventualmente, perché la matematica ancora lo impone, la DGS Praia Tortora. Soriano infatti già promosso anche a disputare il playoff, attende molto probabilmente il Cittanova. La DGS Praia Tortora appesa sicuramente solo a un filo, che è quello di una vittoria oggi e di una sconfitta contro lo Stilo Monasterace da parte del Cittanova. Dirige l'incontro Vito Filippi della sezione di Rossano, coadiuvato da Salituro e Morgera. Primo calcio alla sfera verrà dato probabilmente dalla Vigor Lamezia. C'è già Foderaro Marco sul punto del dischetto. Ancora qualche istante e Filippi pronto a dare il fischio d'inizio all'ultimo atto della stagione 2023-2024 del campionato di eccellenza, che arriva in questo istante. Inizia così la sfida tra DGS Praia Tortora e Vigor Lamezia, con la Vigor Lamezia subito al lancio verso Catania. Viene chiamata una posizione irregolare. Dicevamo, ci sono anche formazioni un po' diverse da quelle che hanno un po' disputato l'intero campionato. Vigor Lamezia concentrato soprattutto sul recupero fisico e psichico di tutti i suoi elementi per disputare i playoff dopo un campionato, una seconda parte di campionato davvero con numeri impressionanti. Il lancio si spegne sul fondo, che non sono bastati però per riuscire ad agguantare il San Biase, già promosso in Serie D. Si riprenderà con il calcio dal fondo per Columbro, manovra che è ripresa ora con il tocco di Lavrendi. Il fallo sul numero 8 della Vigor Lamezia, calcio di punizione. Il calcio di punizione se ne incarica Mascaro per la Vigor Lamezia. La battuta è profonda nella zona dove stacca Bilotta su Catania. Puoli subito davanti. Crisciullo è attento, un po' di spazi strettissimi in questa fase di avvio. Lavrendi per il capitano Foderaro. Ora si riparte all'indietro con Lanciano. Dall'altra parte sta cercando uno spazio Silvagni, viene fermato. Riparte la DGS Praia Tortora con Martinoli, si fa vedere Siamparelli,
va Martinoli, serve il 18, da questa parte c'è Puoli libero, lo vede Ciamparelli, lo va a servire, il pallone preciso giunge a destinazione, l'uno contro uno di Puoli a cercare il fondo, è ancora insistente l'azione di Puoli, alla fine la sbroglia il capitano della Vigor Lamezia, Foderaro Marco. Fallo laterale per la DGS Predio Tortora. Puoli si appoggia su Massara ma sbaglia la rimessa, viene ora concessa alla Vigor Lamezia. Guadagna quanti più metri può il giocatore della Vigor Lamezia. Stacco di Foderaro. Puoli e Capuano, il colpo di tacco per Bert Martinoli, Bilotta subito però sui piedi dell'argentino, lo scarico per Crisciullo, si fa vedere Massara, scambio rapido tra Crisciullo e Massara, ora Bilotta prova dall'altra parte dove c'è Martinoli, non riesce a superare la guardia di Bernardi, palla in fallo laterale, ultimo tocco del giocatore della DGS Predio Tortora, il fallo laterale per la Vigor Lamezia. Intercetta Martinoli, ci prova Capuano, poi Ciamparelli, si ferma il gioco, c'è stato un testa a testa tra Calomino e crediamo D'Andrea. Entrambi sono andati alla caccia del pallone nel gioco aereo, si sono scontrati, si è intanto rialzato già D'Andrea, no, si rialza anche Calomino, palla che verrà scodellata da Filippi, Petrone la scarica all'indietro per Bilotta, Berta e Martinoli, intercettato da Bernardi, fallo laterale, possesso palla che rimane alla DGS Praia Tortora, Capuano retrocede, poi la effettua sempre sui piedi di Martinoli, si riparte da Bilotta, Bert pressato, scarica all'indietro per Martinoli, ancora per Bert, si gira, avanza qualche metri, lancia Ciamparelli, il suo controllo finisce in fallo laterale, cercato sulla corsa Ciamparelli da parte di Bert, il controllo però non preciso, ma DGS Predio Tortora che ritorna in possesso del pallone con Crisciullo, Bilotta lo va a pressare il capitano della Vigor Lamezia, Foderaro, poi alla fine fallo laterale, Puoli, scambio con Petrone, ancora per Petrone, le finte, prova ad andarsene, cercare uno spazio Petrone, elude bene, traversone in mezzo alla caccia, c'è Puoli, ancora un traversone dall'altra parte, non è finita, c'è Puoli dietro per Petrone, ancora Puoli e alla fine murato da Donoso in calcio d'angolo. Cercato con la manovra, l'intuizione di Petrone con la sovrapposizione di Puoli, alla fine ha prodotto un calcio d'angolo dalla bandierina, Angelo Petrone, occhio al traversone che arriva in questo momento, lo stacco di Capuano, la spizza soltanto, la insegue Bilotta, prova il controcross, alla fine la palla è uscita, c'è corner dall'altro lato,
Sempre Petrone dalla bandierina, stavolta col destro ad entrare, si fa vedere Puolice, lo scambio corto. Petrone sbaglia la misura del traversone dopo lo scambio con Andrea Puoli. Si riprende Lanciano, ora avanza la Vigor Lamezia. Palla alla ricerca di Catania, non la trova neanche Foderaro. Puoli, gran palleggio, elegante, supera un po' di avversari, scarica per Bert, la triangolazione con Petrone, ancora Bert, largo per Capuano, se la allunga favorendo così l'intervento di Calomino in fallo laterale. Martinoli in controllo, stava per innescare Catania. Bert ricomincia da Piccioni, già passaggio per Bilotta, ancora per Piccioni, il numero uno vuole andare profondo, viene intercettata, la palla era destinata a Petrone, ora la conquista Martinoli, ma Filippi fischia una gamba tesa per la Digesse Pre Tortora, fallo contro la Vigor Lamezia, già battuto Petrone. Bert, i ritmi non sono elevatissimi, comunque fa anche un gran caldo, non manca, manca il controllo Petrone, l'ha trovata Capuano, Petrone ancora in aria, viene fermato dalle maglie difensive della Vigor Lamezia che prova a ripartire ora da quest'altra parte, Puoli in ripiegamento, blocca tutto, riconquista il possesso della palla per la Digesse Praia Tortora. Ora con Bilotta, Bert, scambio corto 3-2, accenna un pressing Foderaro Marco, beh, da Andrea, Bert vede largo Petrone, affonda il capitano a cercare l'uno contro uno, in mezzo per Capuano, non si chiude la triangolazione, Massara prova ad anticipare Foderaro, commette fallo, c'è il calcio di punizione per la Vigor Lamezia. La manovra ora della Vigor Lamezia, riparte da Columbro, cerca da questa parte Donoso, troppo lungo, già battuto il fallo laterale da Andrea, ora il problema di girarsi, lo fa e scarica per Puoli, finta il cross, si ferma, elude un avversario, in mezzo per Bert, il sinistro a cercare Capuano che ha provato una triangolazione, ma il pallone è rimasto lì, permette ora la ripartenza da quest'altra parte con Catania per la Vigor Lamezia, il controllo, Bilotta ci mette il piede e ferma il 71 in fallo laterale, ora ha la possibilità la Vigor Lamezia di affacciarsi nell'area di rigore della Digesse Pre Tortora. Provato a farsi vedere Calomino, palla in aria, lo stacco di Catania, ancora Catania, poi Capuano alza questo campanile, Massara lotta con Foderaro Giovanni, c'è il fallo del numero 9 ai danni del giovane Massara, calcio di punizione già battuto, Bert, Martinoli, ora Bilotta. Sempre largo Puoli, Bilotta cerca D'Andrea, prova a farla sfilare per Siamparelli, Petrone la mette giù, evita l'avversario, Petrone punta ancora in mezzo, viene intercettato questo passaggio, Vigor che può ripartire, cerca una gestione Bernardi, si conquista un fallo laterale. Petrone e Foderaro al duello, i due capitani, palla riconquistata dalla Vigor Lamezia solo per un attimo, Capuano la mette in fallo laterale.
Ciamparelli, il suo pressing però è troppo furioso. Secondo Filippi, il gioco è ripreso con il possesso della Vigor Lamezia. Mascaro ha scaricato ora dall'altra parte, palla a cercare Catania, stacca bene Bilotta, Berte in vantaggio per Petrone, ancora verso Bert, c'è spazio da questa parte, lungo per D'Andrea, intercetta per un attimo la Vigor che non è precisa nella ripartenza e Foderaro Giovanni non può raggiungere questo pallone. Piccioni, Bilotta, la Verendi subito su Bilotta, riesce ad evitare, a resistere a una prima carica di Lavrendi, non alla seconda. Filippi è costretto a fischiare il fallo per la DGS Pretortora, già battuto Martinoli verso Ciamparelli ma è impreciso, c'è stato l'anticipo di Donoso. Lavrendi ora murato dalla Massara, Ciamparelli controllo e scarico per Bert, largo, Petrone non la lascia sfilare per Capuano che aveva spazio e la palla sembrava essere sulla corsa per il numero 17. Petrone però non ha resistito ad intercettare il passaggio di Bert, ha favorito così comunque il recupero della Vigor Lamezia che ora riparte con Calomino da quest'altra parte per Mascaro Alessandro in lungolinea a cercare Foderaro, la spizzata per Catania che forse controlla con un braccio e così calcio di punizione fischiato da Filippi. Già battuto Bert, un po' di spazio a centrocampo, osserva il piazzamento dei compagni, c'è sempre largo Martinoli, preferisce uno scarico e uno scambio corto con Petrone, si riparte da Martinoli, Bilotta, il palleggio della DGS Predio Tortora con i giocatori difensivi, poi lo scarico da questa parte per Puoli, deve controllare, sbaglia l'appoggio, si inserisce Foderaro, il 9 va alla caccia di un traversone dentro per Catania, buona l'idea ma Piccioni attento. Intanto Silvagni è andato in anticipo su Capuano, ultimo tocco del giocatore della Vigor Lamezia, Martinoli, lancio verso Puoli, ripeto su Petrone, Petrone vuole lanciare sulla corsa a Puoli che è in vantaggio subito in mezzo, traversone interessante, Capuano non è finita, Ciamparelli ancora in mezzo, alla fine sul portiere c'è Columbro, Lavrendi ora sulla pressione di D'Andrea, qualche problema a gestire questa palla da parte della Vigor, lo fa bene, Petrone prova ad andare al disturbo. Silvagni alla fine si guadagna il fallo laterale. Il quarto d'ora è andato, i primi 15 minuti di sfida e si è sullo 0-0 qui al Mario Tedesco tra DGS Pretortora e Vigor Lamezia. Foderaro Marco è riuscito ad innescare Bernardi, le finte ma non a bocca Massara, bravo in copertura, fa ripartire a Capuano ora Petrone, c'è il pressing della Vigor Lamezia con Calomino che alla fine la mette in fallo laterale. Lavrendi sbaglia l'appoggio, Calomino poi rimedia verso Columbro, ora da questa parte per Mascaro, avanza il 5, cerca Foderaro, provato lo scambio con Catania, si è chiuso però con le maglie difensive della DGS Pretortora. Puoli, qualche problema nella ripartenza, la gestisce bene per Bert, si scatta Capuano ma Bert va dall'altra parte dove c'è Ciamparelli, passaggio preciso, guarda in mezzo, il traversone, la parata di Columbro ed è la prima azione davvero pericolosa della partita che arriva al 16° minuto. Con Columbro che è dovuto distendersi sulla traversione di Ciamparelli.
Ancora possesso palla per la Digest Praia Tortora, Petrone Bert riesce a lanciare sulla corsa. Petrone deve trovare lo spazio ma vuole entrare in area e alla fine l'ultimo tocco è di Petrone che se ne andava verso il calcio d'angolo, infatti no, non è d'accordo con la decisione di Filippi. Si riprenderà con il tiro dal fondo. Columbro. Lo stacco Catania, riesce ad anticipare sia Virotta che Massara. Foderaro. Dall'altra parte Bernardi, Capuano presso di lui, non molla l'11 che riesce a trovare con una finta lo spazio, dentro per l'altro Foderaro, la conclusione, la replica pericolosa del Vigor Lamezia, arriva al 18esimo con la buona iniziativa di Bernardi che è riuscito a trovare lo spazio per metterla in mezzo dove c'era Foderaro Giovanni. Il controllo e il tiro del numero 9 però alto sopra la porta difesa da Piccioni. Piccioni scivola anche nel rilancio, Puoli ha cercato con un tocco di fino di servire Ciamparelli, non gli è riuscito. Mascaro alleggerisce e fa entrare in gioco Columbro che va profondo, Bilotta la può controllare e di testa la alleggerisce all'indietro per Piccioni e dunque al 16esimo una iniziativa pericolosa per la DGS Praia Tortora e al 18esimo ha risposto la Vigor Lamezia. Petrone si difende dagli avversari ma c'è ben appostato Mascaro, fallo, viene fischiato un calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Mascaro lascia il compito, no, sempre Mascaro. Intanto il gioco è fermo perché c'è un giocatore della DGS Praia Tortora a terra, proprio ci sembra essere il capitano Angelo Petrone, vediamo se viene chiamato all'intervento della panchina. Cerchiamo di capire se c'è qualche movimento sulla panchina della DGS Praia Tortora. Petrone non si rialza e viene chiamato l'intervento della panchina. Intanto si sta scaldando Bruzzese, forse un risentimento muscolare, sembra toccarsi la coscia Petrone. Potrebbe arrivare dunque un cambio forzato, speriamo di no, per Mister Raita quando siamo solo al 21esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra DGS Praia Tortora e Vigor Lamezia. I ritmi non sono elevati, sicuramente c'è caldo e c'è, diciamo, anche dal punto di vista della classifica, degli obiettivi. Ormai sono stati ampiamente raggiunti sia dalla Vigor Lamezia che ha fatto davvero di tutto per disturbare la vittoria del campionato da parte del San Biagio, ma che si è conquistata comunque i playoff già da tempo. Intanto si rialza Petrone, ma non riusciamo a capire se ce la faccio o meno. Zoppica, il numero 10 della DGS Praia Tortora, bruzzese che si è scaldato. Si è fermato, si vuole attendere ancora un po'. Intanto il gioco riprende con la DGS Praia Tortora che va a restituire il pallone in maniera
corretta alla Vigor Lamezia, che riparte da Columbro, ora per Silvagni, passaggio, lancio lungo, cercate Foderaro, sceglie bene il tempo Crisciullo e poi alla fine all'indietro c'è l'appoggio verso Piccioni. Capuano, preciso il lancio di Piccioni. Bernardi recupera sul 17, lo ferma, no, la palla non è uscita, sembra essersi ripreso bene Petrone, ora che cerca in velocità di superare gli avversari. Siamparelli, la sponda, Bert, cambiar lato per Puoli, uno contro uno con l'avversario, Puoli prende il tempo, palla in mezzo, troppo forte. Vediamo se c'è stata la deviazione di Columbro. Ma ancora una volta poi sono le fiammate di Andrea Puoli sulla destra a creare situazione di pericolosità come in questo caso. E adesso il cooling break, dicevamo del gran caldo qui al Mario Tedesco, giocatori, terna arbitrale, un po' tutti a dissetarsi, a riprendersi da questa prima parte di gara di primo tempo. Sullo 0-0, qualche buona iniziativa, lo ricordiamo, al 16esimo la buona iniziativa di Siamparelli, il suo traversone che ha messo in difficoltà Columbro e la difesa della Vigor Lamezia, ma non trovando nessuno per la deviazione. Ha risposto poi al 18esimo l'iniziativa di Bernardi, che ha trovato lo spazio per metterla in mezzo per Foderaro Giovanni, il controllo del numero 9, il tiro sopra la traversa. Ed ora proprio qualche istante fa un'altra fiammata sempre sul vertice destro di Puoli, che ha preso il tempo all'avversario e ha messo dentro un traversone teso, forte, sempre però non ha trovato un compagno per la deviazione vincente. Zero a zero, questa che è l'ultima giornata del campionato di eccellenza. Ora la Vigor prova ad inserirsi Foderaro, poi c'è Bilotta, non fischia il calcio di punizione Filippi, fa proseguire, cercato Catania, Puoli intercetta in ripiegamento, scambi corti tra Bilotta e Bert, poi palla a Martinoli, dentro per Capuano, largo Petrone, lo vede Capuano, lo va a servire, Petrone va a puntare l'avversario, in questo caso Silvagni, poi si accentra, si fa vedere Massara, controllo e scarico per Puoli, controllo al ritroso che evita l'avversario, ancora Massara, palla in mezzo, Siamparelli la sponda a cercare Petrone, ma si inserisce l'altro capitano Foderaro della Vigor Lamezia, sbroglia questa situazione, Catania riesce ad evitare l'anticipo di Crisciullo, cerca Foderaro Giovanni, va all'indietro per Lavrendi, ripiegamento su di lui D'Andrea e poi il contrasto tra Calomino e Siamparelli, giudicato falloso da Filippi, calcio di punizione per la Vigor Lamezia con Calomino che va a cercare Bernardi, il controllo dell'11 su di lui Capuano, da lì era riuscito a trovare lo spazio, ora però Bernardi appoggia all'indietro, palla in mezzo, c'è Massara, il controllo fa proseguire Filippi, attenzione c'è Foderaro, palla in mezzo, chiude Puoli in fase difensiva. Lo scontro in aria, lasciato proseguire Filippi, alla fine fallo laterale per la Vigor Lamezia, ancora verso Bernardi,
ci mette il piede Capuano, ma la sfera carambola sull'11, quindi si riprenderà dal fondo. Piccioni. Avanza Martinoli, lancia a scavalcare il centrocampo, c'è l'anticipo da parte di Silvagni su Siamparelli, fallo laterale, Petrone battuto già per Capuano. Silvagni anticipa in area, cercata la testa di Catania che riesce nello stacco, ma alla fine trova Bilotta. Petrone dentro per Bert, subito di prima fa viaggiare Capuano, ancora dentro Bert, fuori Capuano e poi traversone fuori misura. Buona la preparazione di questa azione, poi la finalizzazione molto meno, con questo traversone che si è andato a spegnere sul fondo. Columbro, ed ora mentre Mascaro stava per lanciare in avanti c'è stato il contatto con Siamparelli, lo scontro col 18 e per questa entrata prende anche il giallo. Finora davvero nessuna animosità, ci sono stati contrasti duri. Si rialza Mascaro, calcio di punizione battuto, si avventa sul pallone Foderaro, poi alla fine si alza la bandierina a segnalare la posizione irregolare. Battuto il calcio di punizione da parte dei Piccioni per Martinoli, Bilotta, ancora Martinoli, palla dentro per Siamparelli, la sponda per Petrone, la palla di ritorno per Siamparelli, ma si inserisce Lavrendi, gestisce bene all'indietro, ora Mascaro che sembra essersi ripreso bene dallo scontro con Siamparelli. Columbro, Bilotta impedisce lo stacco di Catania con una spinta, la vede Filippi, c'è il calcio di punizione per la Vigor Lamezia con Lavrendi. La battuta, Bernardi, non si chiude la triangolazione, Petrone converge al centro e poi viene bloccato all'ultimo. Lavrendi lavora bene questo pallone da quest'altra parte a cercare questa volta Mascaro, guarda in mezzo Mascaro Giovanni, Foderaro Giovanni scusate, e palla in calcio d'angolo. Primo corner della partita per la Vigor Lamezia, che ha buoni saltatori, primo fra tutti Catania. Arriva il traversone basso, cerca uno scambio corto, Foderaro, Marco non riesce a trovare il giusto spazio, ma Vigor che rimane in possesso e in zona offensiva, gestita all'indietro, palla nel box, Puoli in copertura, Siamparelli a perfezionare ma nella zona di nessuno. Per quanto riguarda i suoi compagni insegue il pallone donoso,
lo scambio con Columbro, poi sulla pressione avversaria fa sbagliare Columbro e Ciamparelli aveva avuto una buona idea, ma davvero molto difficile di battere subito. Ora attenzione perché c'è la Vigor Lavezzi in aria, palla in mezzo, Crisciullo ad evitare guai peggiori su Catania, ancora Crisciullo, la fuga da parte di Foderaro Giovanni sulla parte destra, la palla in mezzo, l'anticipo provvidenziale da parte di Crisciullo che ha evitato che la sfera arrivasse a Catania. D'Andrea spizza questo pallone, Massara, c'è stata una trattenuta ma è riuscito comunque a servire Petrone. Ciamparelli preso, controtempo, non arriva su questo pallone che si spegne in fallo laterale. Dicevamo del tentativo poco prima da parte di Ciamparelli che aveva visto nel fuori dei pali Columbro e ha tentato di sorprenderlo con un tiro di prima ma senza precisione. Massara, Puoli, Petrone, triangolazione con la palla in mezzo, attenzione, può avventarsi in aria D'Andrea, il contrasto ma è tutto regolare per Filippi al 33esimo. Ora la risposta della DGS Brera Tortora con D'Andrea, come al solito con i suoi inserimenti, il numero 24 che ha trovato anche su questo finale di stagione due gol, l'ultimo proprio domenica scorsa contro la Morrone. Ora c'è il calcio d'angolo, c'è stato un contrasto in area ma giudicato regolare, ma assegnando comunque il calcio d'angolo. Bert e Petrone sono vicini, Bert va nel box, il colpo di testa ancora di D'Andrea, sfiorata. Ora attenzione allo spazio, c'è una prateria per la Vigor, prova Foderaro in velocità, supera Massara, in mezzo c'è Lavrendi che arriva col contrasto con Piccioni e salva tutto. Grande ripartenza in velocità di Foderaro Giovanni, dall'altra parte il passo diverso con Massara, palla in mezzo ma Piccioni è andata a sbrogliare questa situazione con coraggio nell'uscita su Lavrendi e il risultato rimane sullo 0-0, ma ora la partita offre anche emozioni. Catania sbaglia l'appoggio, se ne approfitta Martinoli, Massara ora per Puoli, gli sfugge la sfera, palla in fallo laterale. Dicevamo ora la partita è salita anche un po' di ritmo, i giocatori, gli atleti in campo sono un po' abituati forse al caldo di questa giornata e offrono un po' di emozioni al pubblico del Mario Tedesco. Vigor Lavezzi prova a salire di intensità, la squadra lamettina prova a dare pressione all'area avversaria anche se la pericolosità è venuta da una ripartenza. Fallo laterale per la Vigor che verrà gestita da Donoso. Prova ad andare a cercare la testa di Catania, la trova, ma alla fine c'è Bert. Prova ad andarsene in slalom, lo scambio con Martinoli. Ora da questa parte con Petrone che si guarda attorno, affonda il numero 10, va veloce Puoli. Petrone però converge al centro, l'esterno per D'Andrea, la sponda ancora con Petrone. Cerca di sfondare in aria ma va in ripiegamento Foderaro Marco. Chiude per la Vigor Lamezia che ora ha uno spazio da questa parte con Foderaro Giovanni per Lavrendi, ora Catania, su di lui Crisciullo, riesce ad anticiparlo ma alla fine Filippi vede anche il tocco sul 71 e fischia il calcio di punizione per la Vigor Lamezia.
Foderaro Marco. E un altro giocatore della Vigor Lamezia sono pronti a battere questo calcio di punizione. La finta, la battuta in mezzo, poi la girata di Foderaro Giovanni senza creare problemi a Piccioni. È stato donoso Petrov a mettere in mezzo questo pallone ed è trovato la testa di Foderaro Giovanni, ma la girata del numero 9 si è spenta sul fondo. Mascaro che anticipa, Massara sulla Vrendi, poi il duello tra Foderaro e Crisciullo, Puoli e Donoso. Ora ci si mette anche un po' di intensità, alla fine chiude Calomino. Le proteste di Calomino su D'Andrea per il fallo, non è d'accordo il 33 della Vigor Lamezia, dice è stata a spalla. Ancora discutono Calomino e Filippi, ma alla fine pare di capire ci sia stato un giallo proprio per Calomino. Prova a mettere un po' di calma, a spiegare Foderaro Marco, il capitano della Vigor. Intanto il calcio di punizione, ci sono sia Bert che Petrone, e il filotto dove è salito anche Martinoli. Finta di Petrone, palla per lui da parte di Bert sul fondo, palla in mezzo, chiude la difesa della Vigor Lamezia con Columbro che poi va in presa sicura. Avanza Columbro verso Catania, c'è Foderaro ancora per Catania, il rimpallo favorisce il 71 che ora deve fare a sportellate con Puoli. Fischia Filippi, il comportamento scorretto di Catania, quindi calcio di punizione per la Vigor Lamezia, scusate, per la DGS Pretortora, per il fallo del giocatore della Vigor Lamezia. E la DGS Pretortora riparte con Bilotta, morbido dentro per Capuano, controllo a seguire, l'esterno per Siamparelli che non trova la sfera e alla fine c'è la copertura da parte di Mascaro sull'uscita di Columbro. Mascaro fa salire la squadra, Columbro va a profondo sempre a cercare la testa di Catania, il colpo di testa sul quale va Foderaro Giovanni, è uscito in copertura Bilotta, chiude il traversone ma concede calcio d'angolo alla squadra ospite. Foderaro Marco dalla bandierina, vicino c'è anche Donoso, a occhio al traversone, esce con i pugni Piccioni, alla Vrendi alla ribattuta, si coordina bene, vorrebbe anche una deviazione la Vrendi, protesta all'indirizzo dell'assistente, deviazione che non viene concessa, si riprenderà con il fallo di fondo. Bilotta, avanza Martinoli, ora Massara a prendersi la sfera con personalità, Puoli la di mestiere evita l'avversario che è Donoso,
poi scarica per Bert, finta il tiro, palla toccata a Ciamparelli, Ciamparelli ancora dentro, no, si alza la bandierina, scattato in posizione irregolare sul tocco poi di Bert, gioco fermo, calcio di punizione per la Vigor Lamezia. Columbro, Catania anticipa Bilotta, attenzione Bernardi, prova un controllo a seguire, colpo di tacco non va a buon fine, Bert deve inseguire Martinoli, Capuano, il duello alla fine ne esce Bert, Massara si gira e trova lo spazio per Puoli, che ora può dare sfogo alla sua gamba, va a puntare Donoso, converge centralmente per poi allargare dall'altra parte su Petrone, Petrone che affronta Silvagni, ancora Petrone a cercare lo spazio per il tiro, non lo trova perché è chiuso dal muro della Vigor Lamezia, Massara dentro, Mascara però libera, ma non è finita, ora pressione offensiva con Ciamparelli, alla fine viene fermato il 18, deve stare attento ai recuperi sulla Verendi perché è già ammonito, e poi c'è un fallo sulla Verendi di Massara fischiato da Filippi. Ultimo giro di orologio, Catania, Martinoli, Lavrendi sembra essere in vantaggio su Massara, poi alla fine Capuano invece anticipa Bernardi, lo lascia sul posto, affonda, non trova però il passaggio preciso per Petrone, ci pensa Bert a fermare la ripartenza della Vigor Lamezia, l'esterno per Ciamparelli, c'è spazio per Petrone, palla in mezzo però tra Capuano e Petrone, stringe i due a inseguire all'indietro, non si chiude, è impreciso il tocco di ritorno di Ciamparelli, va sul fondo, un po' troppa imprecisione dalle triangolazioni questa fase di partita. Columbro è in vantaggio, Bilotta può staccare con tranquillità, Petrone non arriva sul pallone, Foderaro Marco lo gestisce all'indietro, scatta l'altro Foderaro, Giovanni deve duellare con Puoli, la sportellata va giù Puoli ma è tutto regolare, Foderaro Giovanni ancora, colpo di tacco per l'inseguimento di Donoso, non va a buon fine, Ciamparelli deve controllare e cercare la sponda per D'Andrea che tanto era già scattato, Mascaro, lancio innocuo, è finito direttamente a Piccioni, Bilotta ora, Massara vede lo scatto di Poli, prova a servirlo, è andato a prendere posizione Poli su Donoso, è giudicato fallosa questa manovra di Andrea Poli, ora cercano di spiegarsi i due, attenzione c'è il rosso per Poli, il rosso per Poli per questo contatto con il giocatore della Vigor Lamezia, e ora si accendono un po' gli animi. Era andato sì a prendere posizione Puoli, poteva essere scorretta la spallata, non ci è sembrato di vedere gomitate o altro, ma poi si sono consultati quelli della terna arbitrale e Filippi ha deciso per il rosso diretto per
Andrea Poli. E dunque finale di partita con la DGS Predator Tortora che chiude, dovrà affrontare la seconda parte di gara in 10 uomini. E allora si scalda un po' anche il pubblico qui del Mario Tedesco, ma peccato, una partita di fine stagione dove le due squadre davvero possono chiedere poco. Si riprende con il calcio di punizione per la Vigor Lamezia e con gli ospiti ora in vantaggio di un uomo sia per questo finale di primo tempo che ovviamente anche per la seconda frazione. Primo tempo che si chiude qui adesso sullo 0-0. Le squadre hanno fatto il loro rientro in campo, pronti per il secondo tempo della sfida tra DGS Predator Tortora e Vigor Lamezia, ultimo atto di questa stagione. Si riprende con il risultato di 0-0, ma con la DGS Predator Tortora che avrà un uomo in meno e sarà Andrea Puoli espulso sul finale con un rosso diretto da Filippi, che dirige la gara, coadiuvato anche da Salituro e Morgera. Il contatto con Mascaro, se abbiamo visto bene, e poi la decisione della terna arbitrale di estrarre il cartellino rosso per Andrea Puoli. Vigor Lamezia ora che prova ad affondare con il suo numero 9, entra Donoso, palla in mezzo. Palla che è uscita però dopo il cross con la deviazione. Ci sarà calcio d'angolo per la Vigor Lamezia. Intanto mister Aita sta facendo scaldare anche qualche uomo, se non sbaglio Carbaglio, per cercare ora di, diciamo, sistemare la squadra con l'uomo in meno. Ma ora attenzione al calcio d'angolo, lo scambio corto, occhio al traversone in mezzo a cercare la testa di Catania. Martinoli di petto, esce Piccioni. Chiama alla salita Piccioni, prova ad andare profondo su Siamparelli, riesce a far sfilare per D'Andrea al duro contrasto con Donoso. Lavrendi, la Mezzia ancora con l'uomo in più che può gestire il pallone con gli spazi da questa parte per Bernardi, cambio lato a cercare Foderaro. Dentro per Catania, ma in posizione irregolare il 71. Calcio di punizione, è arrivato il momento del cambio. Esce Massara. Carbaglio, dunque, abbiamo visto bene scaldarsi il numero 13, entra in partita, mette una difesa a 4 ora mister Reiter, togliendo Massara. Siamparelli, lo stacco, Mascaro, poi Crisciullo, la palla a cercare Bernardi. Carbaglio deve fare subito il suo primo intervento per evitare che la palla raggiunga Carbaglio e raggiunga Bernardi, e va a concedere altro corner. Dalla bandierina il capitano della Vigor Lamezia, Foderaro Marco, arriva il traversone.
Martinoli la mette fuori, la insegue Catania. Su di lui c'è Carbaio, prova a girarsi il 71, non trova lo spazio Crisciullo, ancora fallo laterale per la Vigor Lamezia. Cambiato il copione della sfida, equilibrata nella prima frazione di gioco, ora la Vigor con l'uomo in più prova a premere con la DGS Predator che cerca di chiudere tutti gli spazi. Attenzione all'inserimento, Capuano va a chiudere, ancora possesso per la Vigor Lamezia. Petrone, qualche difficoltà ma riesce ad addomesticare questo pallone, lo scarica per Crisciullo, il lancio è in vantaggio però Calomino, la gestisce all'indietro per Columbro. Lanciano, ora Bernardi, Foderaro riesce a trovare uno spazio per Bernardi, largo dall'altra parte per Lavrendi, dentro per Catania, non si gira il 71, si chiudono le maglie della difesa della DGS Predator-Tortora. Petrone, Crisciullo dietro per Piccioni, anticipato Siamparelli ma c'è Capuano per Petrone, prova ad andare a disturbare Lavrendi, Petrone se ne va in mezzo, trova un corridoio per Siamparelli, ancora Petrone favorito dal rimpallo, giù ma si prosegue, palla che carambola poi su Filippi che deve fermare il gioco. Già battuto il calcio di punizione, Bernardi va in sovrapposizione Donoso, Bernardi si gira, Carbaio in scivolata, chiude l'avversario. Martinoli, Donoso non controlla bene questa sfera, ne approfitta Siamparelli, dietro per Carbaio, si ricomincia da Martinoli, c'è spazio dall'altra parte per Bilotta, già servito, dentro per Bert, ora ancora Bilotta, avanza il 6, tra l'altro Bilotta ex della partita, ha vestito la maglia della Vigor Lamezia, dentro per D'Andrea con il suo inserimento, viene chiuso all'ultimo momento. Lavrendi insegue questo pallone per gestirlo, provato ad affacciarsi nell'area avversaria nonostante l'uomo in meno, la DGS Predator-Tortora. Vigor ora che gestisce, spazio da quest'altra parte per Silvagni, ha visto un controllo con il braccio, Filippi, e c'è il calcio di punizione per la DGS Predator-Tortora. Bert, si allontana Petrone, però con lo sguardo lo segue Bernardi, il sinistro di Bert in area, la spizzata difensiva da parte di Foderaro Marco, in fallo laterale, e comunque di DGS Predator-Tortora che adesso tiene lontana dalla propria metà campo la Vigor Lamezia. Lavrendi a chiudere, fischia Filippi, pagliato l'appoggio, intercetta Capuano, Petrone si gira, chiama davanti alla partecipazione Carbaio, gli ritorna la sfera, poi ha difficoltà a girarsi Petrone,
E alla fine c'è il fallo laterale per la Vigor. Visto un ultimo tocco Filippi. La sventagliata da parte di Calomino. Martinoli chiude. Bilotta, Bert, Siamparelli riesce per un attimo ad agganciare il pallone. Insegue la palla a Donoso. Contrasto con Carbaglio, ne approfitta Bernardi. Alla fine altra scivolata, altro take, questa volta di Martinoli. In fallo laterale su Bernardi, battuto il fallo laterale. Si inserisce ancora Carbaglio. Silvagni, battuto ancora Silvagni. La sfera però è uscita, il fallo laterale è per la DGS Praia Tortora. Si prepara probabilmente un altro cambio. La Gatta. Dunque la Gatta al posto di Siamparelli. E dentro Pierluca La Gatta. Cambia poco come disposizione tattica, un attaccante per un attaccante. Sicuramente cambia, diciamo, la struttura fisica dei due. Per Siamparelli una prova come sempre di impegno, qualche imprecisione nei tocchi e un'ammonizione. Questo è il bilancio della sua partita. Crisciullo va bene nell'anticipo, tocca il suo primo pallone La Gatta, lo difende bene e ancora Crisciullo a cercare da fare da playmaker, a trovare uno spiraglio. Bilotta, gran chiusura su Foderaro, è giudicata regolare. Capuano ora rallenta un po', scarica per Petrone, evita Foderaro, ancora Petrone, non ha spazi, non ha compagni da servire, deve andare all'indietro per Bert. Gli scambi corti tra i due. Bert dietro per Bilotta con uno scambio corto, ora sale il pressing da parte della Vigor Lamezia. Petrone deve andare al ritroso e ricomincia per Piccioni. Chiaramente non... chiude meglio gli spazi con l'uomo in più la Vigor Lamezia. C'è difficoltà dentro per la vivacità di Pierluca La Gatta, che sta per sorprendere l'avversario, che poi alla fine riesce a chiudere. Stiamo parlando di Lanciano. Petrone, Petrone ancora, attenzione, può entrare in area, le finte a disorientare l'avversario, va giù. Tutto regolare per Filippi, anzi calcio di punizione per la Vigor. D'Andrea che insegue Bernardi, si infiamma un po' la partita ora, ferma tutto D'Andrea. L'undicesimo minuto, l'entrata in area di Petrone, il contrasto con l'avversario, ma Filippi ha detto che era tutto regolare. Catania, Foderaro col sinistro, apertura per l'altro Foderaro, la conclusione, il controllo e il tiro fuori però dallo specchio della porta. DGS Praia Tortora che ora i minuti iniziali di questa ripresa sembra aver trovato un assetto che possa comunque anche con l'uomo in meno tenere testa alla Vigor Lamezia. Crisciullo al duello con Donoso, ancora lì sull'out, ultimo tocco del giocatore della Vigor Lamezia, fallo laterale. Bert dietro per Piccioni. Petrone ora cerca di svariare un po' su tutto il campo, evita bene con una Veronica
Lavrendi, l'esterno per la vivacità di Lagatta, guarda in mezzo, dentro per D'Andrea, il controllo all'indietro, contrasto recuperato, tutto ok, si consegue. Duello raspigoloso, fisico tra Catania e Martinoli. Catania riesce a controllare e a lanciare Foderaro, che ora deve sportellare con Crisciullo. E alla fine il calcio di punizione, il prezioso calcio di punizione conquistato da parte di Crisciullo per la DGS Praia Tortora. Martinoli, Carbaglio è largo, si ferma però Martinoli, dentro per Petrone, rivuole la palla il 10, guarda un po' i compagni, allarga per Crisciullo, il controllo, Capuano subito di prima, è buona il lancio per Lagatta, lo va a recuperare però Donoso e lo fa in calcio d'angolo. Ogni azione ora che può tenere lontana la Vigor Lamezia è buona per gli uomini di Aita, che ricordiamo sul finire del primo tempo, dal finire del primo tempo sono in 10 uomini per l'espulsione di Andrea Puoli. Dalla bandierina Bert, nel box ci sono anche Martinoli, D'Andrea, Bilotta. Traversone basso, mette fuori Foderaro, l'altro Foderaro è riuscito per un attimo a liberarsi dall'avversario. Ora attenzione, in posizione regolare Foderaro, Giovanni, il controllo, Crisciullo lo ha già recuperato, la sportellata ancora con il numero 9 e palla in fallo laterale. Si lamenta Foderaro Giovanni, il contrasto con Crisciullo, cercano di spiegarsi i due. Capuano, Foderaro Marco, Lavrendi all'indietro per Silvagni, Crisciullo anticipa l'avversario, la controlla Calomino da quest'altra parte per Lanciano, ancora Calomino, sbagliata l'apertura, la può controllare Capuano che ha anche un po' di spazio. Lanciano, Carbaglio con coraggio ad anticipare l'avversario, ma c'è Calomino ancora ad alimentare verso Bernardi, è in vantaggio Martinoli ed è anche bravo nel gestire questo pallone, trova il tocco dell'avversario per guadagnarsi il fallo laterale. Superato il quarto d'ora della ripresa, 0-0 ancora tra DGS Praia Tortora e Vigor Lamezia. Bert, Mascaro preferisce un rinvio, c'è un cambio anche nelle file della Vigor, il primo per la squadra ospite, va fuori Lanciano, e dentro Gouveia. Cambio anche nelle file della DGS Praia Tortora, dunque dentro Bruzzese. Fuori Capuano. Gouveia per la Vigor Lamezia, il primo cambio per mister Fanello, mentre altro cambio a centrocampo
Bruzzese per Capuano, per Mister Aita. Petro nelle finte sull'avversario, proprio sul nuovo entrato Gouveia. Crisciullo, ancora Petrone, largo c'è Carbaglio, Petrone prova l'affondo, ancora dentro, alla fine conquista dalla lunetta, un calcio di punizione. Nel momento di difficoltà Petrone si è caricata la squadra sulle spalle, è lui che gestisce tutti i palloni, cerca le soluzioni anche in protezione offensiva, ed ora si è andata a guadagnare questo calcio di punizione. Sappiamo quanto può essere letale il numero 10 da quella posizione. Giocatore della Vigor a terra, pronto ad entrare anche eventualmente dalla panchina, vediamo di chi si tratta. Dovrebbe trattarsi di Donoso, infatti viene chiamato l'intervento dei sanitari della Vigor per Donoso, ed è pronto allo stesso tempo già per fare il suo ingresso in campo De Fazio. Non sappiamo però se è al posto di Donoso. Esce proprio Donoso, dunque al suo posto nelle file della Vigor Lamezia De Fazio. Folta la barriera di Columbro. Protesta Petrone, troppo vicina forse la barriera per il numero 10, che comunque guarda il piazzamento del portiere con l'occhio sopra la barriera. I piccoli passetti prima di partire. Arriva la parabola, perfetta, un disegno di Capitan Petrone per sbloccare la gara anche in 10 uomini. 1-0 per la DGS Praia Tortora sulla Vigor Lamezia. Se l'è cercato il calcio di punizione con il suo affondo, lo ha trovato e alla fine lo ha anche trasformato Angelo Petrone con una parabola davvero perfetta sul quale Columbro poco ha potuto fare. La reazione ora della Vigor. Calomino da quest'altra parte per Silvagni, all'indietro per Lanciano, Mascaro prova ad allargare il gioco la squadra di Fanello. Mascaro, senza ombra di dubbio Vigor che è concentrata su i playoff che dovrà disputare, parla ora per Silvagni. In mezzo l'anticipo di Martinoli, Foderaro ancora dentro per Lavrendi, in vantaggio Piccioni. Qualche minuto per Piccioni, il lancio con le mani ma su
Crisciullo che deve affrettarsi per anticipare Lavrendi, lo anticipa ma non può dare precisione però al passaggio. Calomino, Lanciano, Silvagni recupera D'Andrea, ora Petrone prova a salire col pressing. Bruzzese che è andato a disturbare la manovra della Vigor. Foderaro d'esterno per l'altro Foderaro Giovanni, non si chiude però lo scambio. Bilotta, Mascaro va in anticipo per il nuovo entrato De Fazio, traversone in mezzo deviato ma c'è Piccioni. Se n'è andata la metà del secondo tempo, ma intanto da 3 minuti circa il risultato è cambiato, 1-0 per la DGS Brea Tortora. Piccioni, cercare la gatta, il duello con De Fazio. Alza un campanile De Fazio, prova a staccare Calomino. Petrone mette giù, poi viene anticipato Silvagni. Anzi era Lanciano. Poi Martinoli, Foderaro Marco, si avventa su questa palla Bilotta e poi c'è il fallo di Gouveia. E come nel primo tempo, il cooling break per gli atleti, il tempo di rinfrescarsi, di recuperare qualche energia con la DGS Brea Tortora in vantaggio grazie al gol di Angelo Petrone. Con questa vittoria, con questo risultato, se dovesse essere confermato alla fine della gara, questa vittoria la DGS salirebbe a quota 46, questo sarebbe il suo bottino in questa stagione. Tanto per mister Fanello c'è un altro cambio, decide di far entrare Chirico. Lavrendi prende la via degli spogliatoi, quindi finisce la gara del numero 8 della Vigor Lamezia. Si è ripreso Petrone, il duello con l'avversario ancora in aria, prova a sfondare, questa volta Silvagni lo ferma. Gueia ha provato un lancio ma lo ha intercettato Bert. Un po' di calma per il numero 4, si prova ora anche una gestione, Vigor che avanza non affondando nel ritmo. Piccioni deve staccare D'Andrea ma viene anticipato, poi Carbaglio, D'Andrea ora il controllo, riesce anche in acrobazia a servire Carbaglio, largo per Petrone, il lungo linea verso D'Andrea che duella con Silvagni. Carbaglio intercetta per un attimo, c'è spazio ora a Gouveia al duello con Carbaglio che innesta una marcia in più, ora spigolosa
la sfida tra Bilotta e Gueia. Protesta Bilotta, si mette subito in mezzo Filippi. Tanto c'è il calcio di punizione per la DGS Praia Tortora. Martinoli, lo stacco di Lanciano, Bruzzese in anticipo, fischia Filippi, c'era forse una posizione irregolare. Calcio di punizione già battuto. Silvagni e Lanciano. Gueia converge al centro, va dal suo capitano e smista dall'altra parte. Calomino innesca la velocità, il 33, ora però è chiuso da Brisciullo, va e si accontenta del fallo laterale in zona d'attacco. Fallo laterale battuto per Foderaro Marco, scaricato di nuovo per il compagno, dentro per il neoentrato Chirico, ora Vigor non trova spazio da quella parte, c'è il break da parte di Lagatta, la frenata, 27 prova a tenere palla ma ne ha due addosso, viene raddoppiato, recupera il possesso la Vigor Lamezia. Pallone un po' vagante sul quale va Foderaro, contratto ma Foderaro ancora avanza in area, prova la conclusione, murato da Bilotta, strano rimbalzo del pallone, alla fine Carbaio prova a metterla fuori, Petrone sguscia tra gli avversari, prova ad andarsene in velocità Petrone, ne ha due addosso, si prosegue Columbro. Calomino di testa per Mascaro. Bilotta. Foderaro Marco. Mascaro ora per la Vigor, da questa parte per Calomino. Largo c'è Silvagni, lo scambio tra Gueia e Calomino. Chirico torna indietro per De Fazio, palla in mezzo a cercare la testa di Catania, sfila il pallone per Calomino, le finte su Carbaio, Carbaio va in scivolata, pallone e ultimo tocco del giocatore della Vigor, si riprenderà con la rimessa dal fondo. Il caldo, l'ultima fatica stagionale, i crampi ora per un giocatore della DGS Praia Tortora che è a terra con Bilotta che lo sta aiutando, forse si tratta di Crisciullo, sì è proprio Crisciullo che ora si rialza con un uomo in meno, deve fare uno sforzo ancora maggiore la DGS Praia Tortora per quest'ultima partita stagionale. Piccioni è pronto, va nel settore di Petrone, Silvagni la mette giù, Gueia le finte, fa viaggiare sulla corsa Silvagni, arriva però puntuale la chiusura di Martinoli, il 5 col connazionale Carbaio, la Vigor riparte da Silvagni, dietro per Calomino, a smistare ora sul settore di sinistro, palla di ritorno ancora per il 33, guarda in mezzo, cerca la profondità con Foderaro, va sul fondo, palla in mezzo, l'uscita di Piccioni su Catania, Bert la mette fuori, Lagatta non riesce
Lopez ad anticipare l'avversario, palla in fallo laterale per ancora la Vigor, che ora prova a premere per raggiungere il pareggio. Al momento la sfida la decide il gran gol di Angelo Petrone su calcio di punizione al 21esimo della ripresa. Ora anche un giocatore della Vigor attento, a terra, scusate, si tratta di Catania. E si può riprendere con il rinvio di Piccioni verso la Gatta. Cerca uno spazio, ma è raddoppiato il 27, può fare poco in quella situazione. La palla viene ripresa dalla Vigor Lamezia con Columbro, la che la affida a Calomino. Lancio per Foderaro Giovanni e fuori misura. Fallo laterale per la DGS Praia Tortora. Bert. Mascaro anticipa Petrone, fallo laterale prezioso per gli uomini di Aita, possono così rifiatare ma soprattutto tenere la Vigor lontana dalla propria metà campo. Bruzzese, la Gatta, Crisciullo, Bruzzese, Bert, buono il fraseggio della DGS Praia Tortora con Bert che ora chiama all'avanzata Carbaglio, si prepara col sinistro, va dentro a cercare Petrone, lo trova, si gira il 10, su di lui c'è Lanciano, le finte ancora di Petrone, non trova lo spazio questa volta per sgusciare in mezzo agli avversari. Guveia prova a far ripartire la Vigor Lamezia, gli va incontro Foderaro, ora il duello con Bilotta. La trattenuta vistosa di Bilotta costa il giallo al numero 6. Si gioca questa carta Bilotta per non far ripartire la Vigor, la trattenuta sul giocatore avversario, che è costata il cartellino giallo. Calcio di punizione con la Vigor che va a fare il filotto al limite dell'area. Traversone che arriva verso Catania, sfila con l'ultimo tocco di un biancazzurro. Silvagni ancora dentro l'area, la trova Catania, ora attenzione, c'è la spinta, tutto fermo. Calcio di punizione per la DGS Praia Tortora. Altro cambio per mister Fanello, entra un giocatore sicuramente di qualità, si tratta di Verso Flavio, tanto non è ancora il momento del cambio. Buona la sponda di D'Andrea per Petrone, il contrasto con Lanciano, ultimo tocco del giocatore della DGS Praia Tortora. Vediamo se è il momento dunque di Verso, ora c'è Petrone a terra, vediamo se sarà il momento dunque di Verso Flavio per la Vigor Lamezia. La DGS Praia Tortora effettua
un'altra sostituzione. Dunque, ed è arrivato anche il momento del cambio nelle file della DGS Praia Tortora per il capitano Angelo Petrone, al suo posto Grosso Alessandro, e dicevamo anche il dentro anche Verso, dunque al posto di Silvagni per la Vigor Lamezia. E dunque una sorta di passerella finale per Angelo Petrone, che al momento decide questa sfida con soprattutto una gran prodezza, un calcio di punizione davvero bellissimo, che al momento vale l'1-0. Bert, a terra un giocatore della Vigor, Bert mette il pallone fuori, forse toccato dal giocatore palla restituita a Piccioni, lancio sempre nella zona della Gatta, che ormai rimane unico attaccante, viene anticipato da De Fazio, portapalla il 98, anticipo di Crisciullo, Calomino prova a mettere ordine con Lanciano, viene a prendersi palla anche il capitano, ora Foderaro Marco a cercare l'altro Foderaro, Grosso Alessandro tocca il suo primo pallone e al duello proprio con l'altro nuovo entrato, Verso, che però per Filippi lo travolge, quindi c'è il calcio di punizione. Ultimi 5 minuti di sfida. E ultimi 5 minuti anche di questo campionato di eccellenza 2023-2024. D'Andrea stacca bene su Mascaro. Mascaro ora al rinvio, si prepara lo stacco Foderaro con Martinoli, ha meglio il numero 2 e poi con vigore riesce ad uscire dalla mischia, lo scambio con D'Andrea, troppo laterale Martinoli, ora proiettato in fase offensiva, cerca di trovare magari una deviazione per un calcio d'angolo, Verso elude la Gatta, il rinvio però non va a buon fine perché c'è Bruzzese, Grosso Alessandro gestisce per Martinoli, non c'è intesa questa volta con la Gatta, la palla si spegne sul fondo. Tocco con una mano da parte di Chirico, calcio di punizione per la DGS Praia Tortora. La Gatta, il palleggio, ma c'è Mascaro, vede lo spazio perverso, su di lui va Grosso Alessandro, Foderaro cerca di liberarsi dell'avversario, poi protesta, prende un giallo il capitano della Vigor Lamezia per la reazione, la protesta più che altro. Bert per questo calcio di punizione cerca di triplicare le forze, la DGS Praia Tortora sente di poter chiudere il campionato con una vittoria in questo finale
al Mario Tedesco. Alla Vigor non ci sta, riprova con la ripartenza. Dentro per Foderaro Giovanni, in mezzo c'è Catania, il traversone proprio per il 71, l'anticipo di Carbaglio. La palla ancora in fallo laterale. Poi cercheremo di capire poi quanto deciderà di recuperare Sciullo in copertura. Non c'è del fallo laterale sulla pressione di Gueia. De Fazio in mezzo, Foderaro, la sforbiciata, per poco non raggiunge Verso, il quale poi potrebbe, avrebbe avuto diciamo un'occasione abbastanza importante. Comunque da apprezzare il gesto tecnico di Foderaro Giovanni. Voleva essere sicuramente una conclusione, stava per diventare un assist per il numero 10. Lanciano, Bruzzese non può arrivare su questo pallone, c'è prima il giocatore della Vigor Lamezia. Calomino, sale la pressione di Eugenio D'Andrea, costringe la Vigor a ripartire da Columbro. Palla lunga, Martinoli, ben messo, con calma, controllo. Calomino la lascia sfilare, va a disturbarlo Grosso Alessandro, poi si ferma il 16, Columbro. La gestione da parte di Chirico. De Fazio anticipa invece, poi Crisciullo, Foderaro Giovanni. Fermato De Fazio, continua la pressione in questi minuti finali. La Vigor Lamezia, Lanciano, intercettato, poi prova a sfondare D'Andrea, ma trova l'ostacolo Lanciano, fa proseguire Filippi, lo stacco di Bruzzese, Gueia gli sottrae la palla per un attimo Bert, pressione che continua da parte della Vigor. Ora attenzione a Foderaro, cerca di trovarsi uno spazio per la conclusione, ma trova solo il muro della difesa biancazzurra. Verso, ma la rimessa è della di Gesse Praia Tortora. Duello tra D'Andrea e gli avversari, la Gatta per poco non riesce a intercettare questa palla su Lanciano, Catania non ci arriva, c'è Bilotta, Foderaro la sbaglia, l'appoggio per la Gatta, cerca l'inserimento ancora di D'Andrea ma recupera Mascaro. Cerca la velocità Foderaro Marco. Lo scarico per Calomino, ancora si viaggia a sinistra ora per la Vigor Lamezia, occhio al traversone, Catania si alza un campanile, cerca di far valere il suo fisico su Bilotta ma la palla è uscita, ce l'ha rimessa dal fondo, consulta il cronometro Filippi. La Gatta, una palla che poteva essere gestita meglio, infatti diciamo a un momento di stizza il numero 27 aveva cercato un controllo a seguire ma gli è sfuggito in fallo laterale, ma se l'avesse controllato meglio poteva avere un po' più di spazio a disposizione. Siamo in extra time, Vigor ora tutta nella metà campo della DGS Predator. Calomino dentro l'area,
La sponda va, arriva da Carbaglio, che la mette fuori senza fronzoli. Da Andrea duella con Calomino. Filippi non ravvede nulla di irregolare. Cambio lato, ma c'è Bruzzese. Sportellate con Chirico. Subentra anche la Gatta. Questa volta forse si conquista un calcio di punizione, così, ed è anche un calcio di punizione prezioso per questo, questi secondi finali tra DGS Predator-Tortora e Vigor Lamezia. Al momento decide il gol al 21esimo di Angelo Petrone su calcio di punizione, 21esimo della ripresa. La Gatta trova però Calomino, forse un'ultima chance per la Vigor di chiudere senza sconfitta questo campionato. Catania, la spizzata, raggiunge Chirico, dentro per Foderaro, la finta, prova la conclusione, il palo, ma la palla è ancora lì, graziato dal palo Piccioni questa volta dal tiro di Foderaro. Ci prova ancora, ci crede ancora la Vigor Lamezia. Palla in aria, stavolta c'è la protezione sicura su Piccioni. Vigor che ce l'aveva quasi fatta ora a raggiungere il pareggio con questo tiro di Foderaro. La sorte però gli ha detto di no, perché il pallone si è stampato sul palo. Ma arriva il triplice fischio. Finisce qui il campionato di eccellenza 2023-2024 al Mario Tedesco e finisce con una vittoria, così come all'andata, 1-0 sul Soriano, 1-0 sul Vigor Lamezia. La quota della DGS Predator-Tortora è di 46 punti. Alla Vigor Lamezia il secondo posto e i playoff contro probabilmente una tra Cittanova e Soriano. Risultato finale 1-0, il gol di Petrone al 21esimo della ripresa. Mister Fanello, al di là della sconfitta di questa ultima giornata, indubbiamente i complimenti alla Vigor Lamezia per il campionato, soprattutto il girone di ritorno, che insomma fino all'ultimo ha cercato di agguantare il San Biase. Indubbiamente la testa adesso è ai playoff, aspettate una tra Cittanova e Soriano, forse anche un po' oggi era così. Ma perdere non fa mai piacere, soprattutto quando ti fai questo lungo viaggio, però comunque ragazzi si può dire poco o nulla, nel senso che ci abbiamo provato fino alla fine, forse non era nemmeno giornata, nel senso che sono stati tanti palloni là rimasti negli ultimi metri, negli ultimi centimetri, poi alla fine addirittura un palo che non si sa come non è entrata, quindi ripeto, perdere non fa mai piacere, però ai ragazzi non si può dire nulla, nel senso che con la testa c'eravamo. Ecco, in ottica playoff, chi preferite tra Cittanova e Soriano? Ma no, sarei un presuntuoso nel dire chi preferire. Sicuramente vorrei che la Vigor Lamezia fosse al pieno delle proprie forze, anche perché temiamo e rispettiamo tutte le avversarie come abbiamo sempre fatto e come è giusto che sia. Però vogliamo prima di tutto pensare a noi stessi come abbiamo fatto tutto l'anno e pensare soprattutto a stare bene noi. Ecco, visto l'ultima domanda in temi di recupero, insomma di forze e qualche infortunio, Spanò? No, ma oggi era giusto fare, diciamo, far riposare qualcuno che non stava benissimo come Spanò. Ne abbiamo un paio che non sono al top, però abbiamo il tempo necessario per provare a recuperarli. Angelo Petrone, il campionato è iniziato, questo campionato di eccellenza qui al Mario Tedesco con una vittoria sul Soriano, e si chiude al Mario Tedesco contro la Vigor Lamezia con una vittoria, con la firma appunto di Angelo Petrone. Sì, era importante oggi vincere, venivamo da due partite brutte in casa, i tifosi lo meritavano, lo meritava la società, insomma, di chiudere bene quest'annata dove abbiamo fatto bene, e niente, ora dobbiamo subito rimetterci, ecco, al lavoro per l'anno prossimo, perché il campionato sarà ancora più difficile e sinceramente non vedo già l'ora di iniziare di nuovo, perché già so che in questi mesi mi mancherà abbastanza.
Senti, ma qualcuno, abbiamo sentito un po' di rumors nella tribuna, ha detto questo è il gol dell'addio di Angelo Petrone, vista l'età. Vista l'età? No. No, grazie per avermi dato del vecchio, no. Non lo so, dipende dalla società, se loro vogliono mandarmi via o meno. Comunque, a parte gli scherzi, abbiamo visto che in inferiorità numerica, davvero, ancora una volta come capitano, ti sei preso la squadra sulle spalle e l'hai portata poi alla vittoria. Sì, no, ci tenevamo, devo dire, tutti, abbiamo fatto una grandissima partita perché, come ho detto prima, volevamo chiudere in bellezza per tutti, quindi oggi abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire, e siamo felici, ecco, di questa vittoria. E penso di aver chiuso, siamo arrivati quinti, quindi di aver chiuso questo campionato lì. Peccato per i playoff, ma va bene così, tutto sommato. Vicepresidente De Rosa, 46 punti, quinto posto in classifica, playoff davvero sfiorati per un soffio. Questo è il bilancio di questa stagione. E poi il proseguo quale sarà? Il proseguo lo vedremo più là. Adesso ci godiamo questa giornata, che è stata una giornata positiva per la squadra, per il pubblico, che abbiamo finito con la legge del Mario Tedesco, che è quella di vincere sempre. Peccato che quest'anno abbiamo fatto un paio di sconfitte, però in linea generale la squadra ha giocato bene, si è sempre distinta quasi sempre in tutti i campi. In effetti solo due sconfitte al Mario Tedesco, Bocale e Isola Caporizzuto, insomma, che poi sono state le uniche due in questo campionato. Tracciare una linea per un campionato prossimo, sostenibile, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di andare in Champions League il prossimo anno, però no, scherzo. Diciamo che il prossimo anno proseguiremo nel progetto. Il progetto, come ho detto ieri nell'intervista che abbiamo fatto alla radio, il progetto è quello di valorizzare quanto più possibile i ragazzi del settore giovanile. Giovedì avremo questa finale con l'Under 19 e vedremo se realmente il lavoro che abbiamo fatto è sulla strada giusta, anche se già arrivare in finale è già un risultato ottimo per tutti. Diciamo che il settore giovanile sta lavorando bene, i tecnici stanno lavorando bene. Ringrazio il responsabile tecnico Michele De Paolo, perché da 3 anni sta facendo come responsabile benissimo, e cercheremo anche l'anno prossimo di fare in modo che la nostra cantera sia produttiva e di continuare a vincere e a fare bene nei campionati di categorie, diciamo. Mai come oggi la legge del Mario Tedesco è vincere sempre! Questa è la vincenza di Aria Corta! Grazie ragazzi, grazie capitano, grazie mister Aita e grazie a tutta la dirigenza per averci regalato un'eccellenza fantastica!